Ciao, sono Marco di Postura Corretta e oggi voglio farti vedere due esercizi e quattro posture per tirare sul morale nei momenti più bui. Il nostro stato d'animo è influenzato da fattori esterni e fattori interni e la postura è uno di questi fattori ed è una di quelle controllabili. Non è un caso che stia facendo questo video in autunno. Le stagioni infatti sono una delle principali cause che influenzano il nostro umore. Nel video di oggi voglio spiegarvi come aiutare il nostro corpo ad affrontare la stagione autunnale o quelle situazioni che portano ad avere uno stato d'animo di tristezza, spossatezza o in cui manca la voglia di fare. Iniziamo con due esercizi preparatori. La cosa da fare è unire i piedi. Questi esercizi possono essere fatti in stazione eretta o da seduti. Ve li faccio vedere in stazione eretta. Una volta uniti i piedi si uniscono anche le ginocchia e inizieremo a sfregare una contro l'altra ginocchia e caviglie per qualche minuto. Perché questo esercizio fa scaldare tutta la nostra parte interna. È importante andare a mettere il tallone contro il tallone a contatto, anche i malleoli, ok? E questo esercizio appunto provoca una sensazione di calore nella parte interna del corpo. Il calore è una sensazione importante perché il caldo tende a riattivare il nostro corpo, mentre il freddo tende a farci fermare. Perciò, primo esercizio è questo. Benissimo. Secondo esercizio da fare invece è andare a scaldare la parte interna delle nostre braccia, perciò uniamo o possiamo tenere le mani a pugno, ok? Oppure con le mani aperte, vedete un po' voi come vi è più comoda, però forse con le mani a pugno è una cosa migliore e iniziamo a sfregare la parte interna delle braccia una contro l'altra, anche qui per qualche minuto, vabbè, bastano già dai 30 a 60 secondi, ma volendo potete andare anche avanti un po' di più se non sentite l'effetto. Quando sentite un effetto un po' di caldo e sentite che la zona delle braccia inizia a scaldarsi, ok, avete finito l'esercizio preparatorio. È importante durante questo esercizio mantenere sia le braccia unite, ma andare a scaldare anche questa zona proprio della mano, mettendo mano pugno contro pugno e andando bene a scaldare questa zona. Ora che il nostro corpo è pronto, vediamo le quattro posture. Partiamo con una postura in piedi. La prima postura è molto semplice. Si tratta di mettersi con i piedi alla larghezza delle spalle, ok? Si può partire un attimo sentendo le nostre dita, ok? Prendendo contatto con le sensazioni della caviglia, del ginocchio, dei nostri glutei, ok? I nostri addominali e posizionare la mano sui fianchi, ok? Con i gomiti abbastanza aperti, mantenendo glutei abbastanza contratti, con un buon tono, ok? Ginocchia leggermente piegate, ok? E con un inspiro andiamo bene a gonfiare il petto e a espirare. Inspiro, gonfio bene il petto, espiro. Le mani possono essere tenute in questo modo, appoggiate sui fianchi, oppure anche posizionate sulla parte dietro della schiena, zona bassa, ok. Inspiro ed espiro per almeno 5 volte. Questa posizione è una posizione che favorisce la rotazione esterna, in effetti anche le gambe possono essere leggermente ruotate verso con i piedi verso l'esterno, perciò il bacino leggermente avanti, in linea abbiamo la testa, il torace e il bacino può essere spinto leggermente in avanti, ok, piedi leggermente ruotati in fuori e le braccia e soprattutto le spalle non chiuse ma belle aperte con i gomiti leggermente che puntano anche un po' indietro, sia in questa posizione dove abbiamo proprio una forzatura oppure anche in questa e dobbiamo sentire bene le scapole che tirano. Questa posizione è appunto l'opposto di una posizione di chiusura in cui possiamo stare magari anche con le gambe incrociate, con le braccia chiuse e le posizioni di chiusura appunto non favoriscono questo stato d'animo di tristezza, di raccoglimento. Mentre le posizioni di apertura, come quella che abbiamo visto adesso, favorisce uno stato d'animo contrario appunto a quello di tristezza e di chiusura. Vediamo ora la seconda postura in questa posizione, vediamo da seduti. La posizione che possiamo mantenere da seduti può essere con la schiena flessa, perciò chiusa in avanti e restare perciò col tronco più chiuso, ok? Oppure col tronco in estensione, con la schiena in estensione. Appunto, una posizione in chiusura tende più a portarci in un clima triste, mentre in apertura, cioè in estensione, ci aiuta a migliorare la nostra sensazione e le nostre sensazioni.
In questa postura, per facilitare l'estensione del tronco, possiamo mettere anche le braccia dietro e aprire bene i gomiti, ok? E in questa posizione abbiamo una buona apertura di tutta la catena anteriore. Vediamo ora la terza postura, ci concentriamo sulle braccia. Abbiamo già visto in piedi che la posizione delle braccia è molto importante. Allora, la posizione in chiusura appunto favorisce una sensazione, mentre la posizione in apertura favorisce appunto l'altra sensazione. Provate anche a stare qualche secondo prima in questa posizione, ok, o in questa molto chiusa, molto racchiusa, e poi aprire le vostre braccia sempre posizionandosi sempre col tronco e mettere le vostre braccia appoggiate magari a un poggiolo se siete su un divano, oppure comunque appoggiate la sedia, ma tenendo magari anche i pollici verso l'esterno, le spalle molto larghe. Nell'ultima postura ci concentriamo sulle gambe. Le nostre gambe possono essere sia in posizione aperta o incrociate. In realtà non varia molto quello, cambia sempre il fatto che le nostre gambe siano in posizione di rotazione esterna, cioè in apertura, in questo modo siamo più verso l'apertura, oppure più chiuse in rotazione interna, ok? In questo modo, ok? In questo modo andremo a favorire l'apertura della nostra anca e perciò è una posizione di rotazione esterna. Bene, e accompagnata anche dalle braccia come abbiamo visto prima. Mentre mettendo il piede verso il basso e tenendo chiuse le nostre ginocchia, favoriamo la rotazione interna. Stessa cosa anche dall'altra parte, possiamo chiudere il nostro piede, ok? Oppure aprire il ginocchio e mettersi in questa posizione. Sicuramente questa posizione favorirà un attimo l'attivazione del nostro corpo. Il lavoro sulle quattro posizioni è un lavoro sia meccanico, in cui dovete posizionare il corpo in una certa maniera, attivare dei muscoli, ma anche un lavoro sensoriale e di ascolto. Perciò la posizione da mantenere dipende un po' da voi, dipende un po' dalla vostra sensibilità. Almeno per una decina di secondi a postura è consigliato tenerla, ma si può allungare anche il tempo. Nel frattempo si può anche respirare in queste posture, per esempio prendere una postura di apertura dove si posiziona la gamba, si posiziona pure anche le braccia, e in questa posizione fare 4-5 respiri, inspiro, espiro, e sentire cosa succede al vostro corpo e quali sono le sensazioni. Una volta che sentite le sensazioni, una volta che avete questa padronanza di queste sensazioni, è lì proprio che gli esercizi sulla postura funzionano al meglio e possono aiutarvi anche durante le vostre attività della vita quotidiana. Solitamente vi consiglio di fare gli esercizi mattina, sera, pomeriggio. In questo caso invece è importante, visto che questi esercizi riguardano più il nostro stato d'animo, prendere l'abitudine di farli più volte al giorno, e magari quando si ha qualche secondo o qualche minuto per ascoltarsi, ripetere gli esercizi e stare molto attenti alle sensazioni, di modo di diventare coscienti di come risponde il nostro corpo alle nostre posture. Vedrete che mantenere l'abitudine a posizionarsi in queste posture aperte vi aiuterà a superare quei momenti di tristezza dovuti appunto a fattori stagionali e fattori della vostra vita, che vi porteranno altrimenti a chiudervi. È importante contrastare la posizione di chiusura, altrimenti questa cronicizza e può essere un problema per il vostro corpo e per la vostra postura. Ovviamente il lavoro sulla postura è un lavoro corporeo, ma non sempre è sufficiente. Se questo appunto non è sufficiente, potete lavorare sui vostri aspetti psicologici e lì avete un altro aiuto per affrontare queste situazioni. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile. Per domande, dubbi, perplessità scrivetemi nei commenti e io vi aspetto al prossimo video. Un saluto!